Buon pomeriggio. Sono molto gravi le condizioni del segretario del Partito Comunista, Enrico Berlinguer, colpito da emorragia cerebrale ieri sera a Padova. Il primo arrivò è Pertini. È arrivato Pertini e si è fatto subito da una camera a fianco a lui e ha dormito là tutti i giorni dell'agonia. A notte profonda è arrivata Letizia con Pecchioli, poi è arrivato Giovanni e poi sono arrivati tutti. L'onorevole Enrico Berlinguer è mancato di vivere alle 12.45. La mattina che se spostavamo da Padova andare a Mestre a prendere l'aereo presidenziale, una giornata brutta, pioveva, piovicciava. Siamo partiti da Padova e sulla prima macchina hanno fatto come ci stavo io, Letizia e Giovanni, dietro subito dopo il feretro. E da Padova a Mestre, io di preciso non so quanti chilometri sono, però ai lati della strada c'è stata è difficile dirlo, c'è stato un mare di gente. A vedere questa gente tutti bagnati, fradici, però fermi, immobili lì per salutarlo. Questo era Berlinguer.